FantaVox 2024, premio letterario per libri di fantascienza, fantasy e mondo distopico, presenta il libro Il dono della sorgente, di Alia Di Vittorio. Il viaggio verso la sorgente di vita fu pieno di pericoli e difficoltà. Alina e gli abitanti del villaggio affrontarono tempeste di sabbia, creature magiche e trappole nascoste nelle profondità della terra. Ogni sfida metteva alla prova la loro determinazione e la loro fede. Alina, con la sua magia e la sua saggezza, guidava il gruppo con sicurezza, ma sapeva che avrebbero dovuto essere uniti per superare le prove finali. Una notte, mentre si accampavano sotto le stelle, Alina raccontò al gruppo la storia della sorgente di vita. «La sorgente non è solo acqua», spiegò, «ma un dono della terra, un simbolo di speranza e rinascita. Solo chi ha il cuore puro e la volontà incrollabile potrà trovarla e usarla per il bene di tutti». Dopo settimane di cammino, finalmente giunsero a una caverna nascosta tra le montagne. All'interno, trovarono una serie di antiche porte di pietra, coperte di iscrizioni druidiche. Alina, con il suo bastone da rabdomante, trovò la chiave per aprire le porte e guidò il gruppo attraverso un labirinto sotterraneo. Alla fine del labirinto, trovarono una stanza grande e luminosa, dove l'aria era fresca e vibrante di energia. Al centro della stanza, una fontana di pietra antica zampillava acqua cristallina, emanando una luce magica. Era la sorgente di vita, la fonte leggendaria che avevano cercato. Con il cuore pieno di gratitudine, Alina pronunciò incantesimi antichi e benedizioni. L'acqua della sorgente iniziò a fluire con maggiore intensità, riempiendo vasi e contenitori che gli abitanti del villaggio avevano portato con loro. L'energia della sorgente si diffuse attraverso le terre, portando vita e fertilità a un suolo un tempo arido. Il villaggio, una volta sull'orlo della distruzione, rifiorì grazie alla magia della sorgente di vita. Campi verdi e rigogliosi si estendevano dove prima c'era solo desolazione, e il popolo, rinato, celebrava con gioia e gratitudine. Alina, la strega zingara e rabdomante, era diventata un'eroina. Il suo nome inciso nella storia del villaggio come simbolo di speranza e salvezza. Ma il viaggio di Alina non era finito. Con il suo bastone da rabdomante e il cuore pieno di nuove conoscenze, continuò a viaggiare, portando la sua magia e il suo aiuto a chi ne aveva bisogno. E così, la leggenda della strega zingara che trovò la sorgente di vita si diffuse, portando speranza a terre lontane e ricordando a tutti che la vera magia risiede nel coraggio, nella fede e nella volontà di fare del bene. Il libro Gli abissi della speranza, di Franco Rinaldi. Lo puoi votare sul sito newslibri.it.